Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi per il nuovo fai da te ho qui una bellissima borsa porta computer che vi voglio far vedere. È una borsa molto pratica, molto molto elegante secondo me, perché il feltro ci sta super super bene e poi molto facile da fare, quindi la potete usare per voi, ci potete fare un bel regalo, oppure potete semplicemente passare un po' di tempo assieme a me e fare questo bel fai da te. Vi assicuro che ci vogliono pochissimi elementi per farla, ma ovviamente se voi volete li potete anche aggiungere, però io qui vi propongo qualcosa di molto molto basic, un po' di feltro, questo laccio elastico e ovviamente tutto quello che ci serve per cucire. Quindi direi che dopo questa bella introduzione possiamo anche andare a vedere che cosa ho portato con me. Eccomi, ve lo avevo già anticipato, ovviamente ho portato il feltro, delle misure adatte al mio lavoro, ma la cosa delle misure la vediamo dopo, quindi tranquilli, state lì, aspettatemi. Poi mi sono portata anche le forbicine, questo importantissimo, l'elastichino, ho portato il filo del medesimo colore del feltro perché noi non ci facciamo mancare mai nulla. Ovviamente se volete fare una cucitura che spezza, nessuno vi dice che non la potete fare, perché la moda è libertà. Abbiamo poi ovviamente gli spilli che ci servono per sistemare il tutto, le forbicine, mi sa che le avevo dette all'inizio, però le ridiciamo così due volte. Allora, andiamo a prendere le misure. Non è difficile, perché? Perché sicuramente abbiamo già il computer a portata di mano, ce lo avete, vero? E andiamo a vedere come vogliamo sistemare questa cover per il nostro PC. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a mettere il PC sopra il feltro. E andiamo a, insomma, innanzitutto controlliamo che ci siano almeno 5 centimetri a destra e a sinistra del nostro computer, ovviamente nel verso più corto, non in quello, non della lunghezza, bensì della larghezza, perché insomma il computer non deve essere troppo stretto. Poi ovviamente ci sarà la cucitura, quindi i lati dove sarà cucito saranno più stretti e bisogna fare attenzione anche a questa cosa. Facciamo sì di controllare sia da un lato che dall'altro che vada tutto bene. E poi il mio PC è molto molto sottile, però voi potreste avere un PC un pochettino più grande, quindi quando eseguite questa parte relegata alla piega fate attenzione a contare se avrete bisogno di un po' più di spazio, un po' meno spazio. Tipo, vedete qui dietro che cosa succede? Che io non ne ho bisogno di tanto, ma magari voi potreste averne bisogno. Quindi fate assolutamente attenzione allo spazio di cui avete bisogno. Controllate quanto è alto il vostro computer, quel centimetro in più che ci potrebbe stare se avete un computer un pochettino più potente. E quindi, insomma, è importante controllare anche questa cosa. Magari qualcuno ha un computer da gaming, non si sa mai, gli serve una foderina molto più grande e quindi la fa così. Detto ciò, e noi ci ritagliamo anche uno spazietto per la chiusura davanti, perché dobbiamo infilare tutta la parte della linguetta all'interno della nostra fascetta elastica. Ovviamente non possiamo farla corta, perché altrimenti ci scivola, si apre, arrivederci e grazie. Non vogliamo che accada questo, quindi ci assicuriamo di prenderci dei centimetri anche per la parte sopra. Ok, eccomi qui. Controllate tutte le misure. Io qui ho la parte della chiusura che racchiude tutto il computer, quindi che racchiude tutto il corpo, piegato così, vedete, entra perfettamente, l'altezza è quella giusta, ho anche qualche centimetro nella parte alta che francamente non mi dispiace, anzi mi fa solo comodo, però non deve essere troppo, insomma, troppo morbido, perché altrimenti non si può mettere in borsa, non si può, insomma, la portabilità diminuisce e questo non è un bene. Quando siamo sicuri di aver preso bene la nostra misura, che cosa facciamo? Ovviamente si comincia a cucire. E quindi che cosa faccio? Vado a sistemare per bene queste parti qui, che appunterò
con gli spilli. E poi andrò direttamente a cucire. E cuciture che vado a fare con il punto dritto, quindi assolutamente cuciture lineari. Fate solamente attenzione perché non stiamo cucendo la stoffa, questo feltro è molto molto spesso, quindi dovete assolutamente regolare anche bene il piedino, insomma, perché vedete deve esserci abbastanza spazio. Fate solamente attenzione a questa cosettina qui. Voi vi siete persi la parte del taglio che io non ho fatto vedere, però devo dire che è anche abbastanza facile da tagliare. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione perché deve rimanere, secondo me, ben levigato, altrimenti l'effetto potrebbe essere un po' sni. Una volta appuntate le parti, 1, 2, 3, 4, andiamo ad attaccare, che però non abbiamo ancora cucito, abbiamo soltanto messo i punti, attenzione. Andiamo a sistemare anche la parte con l'elastico e lo facciamo subito. Vedete, qui abbiamo il nostro elastichino, lo andiamo a mettere qui, ovviamente alla lunghezza della larghezza del feltro. E è un pochettino un po' più morbido, perché considerando che dobbiamo andarci ad inserire un'altra parte, ho preferito farlo un po' più morbido, ma chiunque preferirebbe farlo un po' più morbido, ovviamente non eccessivamente morbido, perché se dovessimo andare a perdere la copertura non vogliamo che accada, e quindi ci facciamo attenzione. Che cosa succede? Che io vado a sistemare il mio elastico in questa maniera, vedete, questo qua l'ho infilato all'interno delle due aperture del feltro, e faccio la medesima cosa anche dall'altro lato. Difatti ora, quando andrò a fare la mia cucitura, andrò a cucire tutto insieme, andrò a fare la cucitura che parte dalla base fino all'alto, sempre punto dritto come ho detto prima, e passeremo direttamente sopra il nostro elastico. E che cosa succede? Che non solo passeremo sopra l'elastico, ma anche nella parte interna, perché infilandolo dentro ci sarà praticamente una doppia sicura, perché noi andiamo a passare sia la parte sopra che la parte interna, quindi è come se lo cucissimo due volte. Spero di essermi spiegata. Eccoci qui, con poche semplici mosse abbiamo realizzato questa bellissima borsettina portacomputer. Io penso che sia estremamente carina, vedete qua ci sta la nostra cucitura con il nostro elastichino, vedete qua infatti la presenza dell'elastico, e in modo molto facile abbiamo quindi realizzato la borsetta. E insomma, io sono molto molto contenta perché mi piace sempre tantissimo realizzare questo genere di cose. Qua dentro c'è già il computer, vedete che è bello e sistemato, e poi posso fare questa cosa, giro e passo all'interno del mio elastico. Che cosa voglio dirvi? Ovviamente nessuno vi vieta di voler aggiungere, voglio metterci il bottoncino invece dell'elastico, va bene, allora lì dove c'è l'elastico ci metto il bottone, poi invece nella parte interna vado a far passare un altro elastichetto, di quelli fini, e lo metto lì in modo tale che si attacchi, oppure no, ci voglio mettere il bottone classico, allora ci metterò un bottone un po' più grande o magari due bottoni, e lo vado a chiudere così, vado a fare i buchetti qua sulla parte davanti, e lo vado a chiudere. Alla fine voi potete fare effettivamente quello che vi va, qualsiasi tipo di design vi piaccia di più. Io poi tipo qua ci ho messo il feltro, però potete metterci tanto tanto altro. L'ho messo dentro per farvi vedere l'effetto che fa quando è all'interno, è molto carino, molto particolare. E veniamo alle domande. Non mi piace il feltro, voglio fare un'altra cosa. Va bene, quello che vi consiglio però è di scegliere o un tessuto che sia spesso come questo e che quindi possa sempre in qualche modo proteggere il vostro computer, perché vedete, questo è molto spesso, ripara dagli angolini, può riparare da eventuali cadute o da qualsiasi altra cosa, che ne so, non per forza l'acqua, però magari scivola, sbatte in borsa,
è per questo che si preferisce il feltro. Però magari voi potreste fare un rivestimento con la stoffa che vi piace sopra questo feltro qui o qualsiasi altro tessuto e realizzare la vostra cover per laptop. Eventualmente potreste anche decidere di attaccarci delle toppe, perché no, magari avete delle toppe con i vostri personaggi preferiti di qualche serie TV, qualche logo che vi piace, nessuno vi dice no, quindi potete tranquillamente decorare il vostro case con qualsiasi tipo di decorazione che vi possa venire in mente. Ricordo sempre prima le idee dell'altro elastico e anche dell'altro dei bottoncini, che secondo me era un'idea molto molto carina, che potete mettere qui infatti su questa parte. E poi, beh, alla fine per quanto riguarda le decorazioni c'è semplicemente da sbizzarrirsi e scegliere quello che davvero si vuole. Non ho pensato ad una variante con la tracolla per questa borsettina qui, però potrei magari ragionarci e vedere se magari potrei fare una vera e propria borsa per il computer, però non lo prometto. Questa intanto è una piccola idea per fare qualcosa di diverso, che fa sempre sempre bene. E detto ciò, io non ho molto altro da aggiungere, perché questo era fondamentalmente il video. Spero comunque che vi sia piaciuto nella sua semplicità, spero che magari siate stati ispirati per un nuovo fai da te, perché questo mi renderebbe molto 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 contenta. E beh, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi proverete a fare la vostra borsettina portacomputer. Nel frattempo io vi ricordo di lasciarvi un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video e delle nuove idee e dei nuovi fai da te. Idee e fai da te, più o meno la stessa cosa? Direi di sì. Un saluto. Ci vediamo prestissimo. Ciao!